Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Anche o qui o lì, lo stesso. Anche qua, sì. Grazie Presidente, grazie Ministro, e la ringrazio per essere qua. Non è un ringraziamento rituale, perché altri suoi colleghi preferiscono altre aule rispetto a quelle del Parlamento, quindi non è un ringraziamento di forma ma è un ringraziamento di sostanza, perché lei durante i mesi di difficoltà, devo dire, è sempre stato a disposizione dei sindaci, dei governatori e anche dei parlamentari. Non tutti possono dire lo stesso. Passiamo alle riaperture, offrendo una riflessione ai colleghi senatori, a noi stessi, facendo le proposte su quello che non va, perché è il nostro compito non disturbare, ma suggerire in base agli errori fatti. Parto dal Sole 24 Ore di ieri e di oggi, per inquadrare che non è un foglio salvinista, sovranista, leghista, fascista, su due temi collegati alla riapertura, perché non c'è tutela della salute se non c'è tutela del lavoro, perché senza lavoro non si sta tranquilli, e sono convinto che milioni di italiani usciti di casa abbiano capito che le promesse fatte nei mesi scorsi dal Presidente del Consiglio sono rimaste, ahimè, solo promesse. Faccio due esempi concreti, partendo dal Sole 24 Ore di ieri. Decreto rilancio, le parole sono di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Chi ha scritto il decreto rilancio non conosceva il diritto, la logica e il buon senso. C'è un tasso di complicazione tre volte superiore al passato. Veniamo a oggi sulla cassa integrazione. Così le nuove regole ingessano la cassa integrazione e aumentano i costi. La complessità incide anche sui tempi per il pagamento, ci sarà un'attesa fra i 2 e i 3 mesi. Ne va della salute e del benessere dei cittadini italiani. La prego, Ministro Speranza, dica al suo collega all'economia e al Presidente Conte che milioni di italiani stanno ancora aspettando i soldi della cassa integrazione promessi da marzo. Marzo, aprile, maggio, giugno. Noi stiamo parlando di... Voi state parlando di come andare in sicurezza in barca, perché il Ministero dei Trasporti ha stabilito, non so se l'abbia cambiato, che in barca se non si è congiunti bisogna stare a 1 metro l'un dall'altro. Va bene preoccuparsi della barca, la nautica è un settore fondamentale. Nel frattempo, se riusciste a pagare la cassa integrazione promessa ai lavoratori italiani che magari non hanno la barca, sarebbero contenti uguale. Quindi richiesta numero uno, mantenere gli impegni. Le liquidità in banca, sto sempre al Sole 24 Ore. Ed è una questione di salute pubblica, perché se la gente non lavora, se la gente non fattura, se la gente non guadagna, può arrivare anche a gesti estremi. E io non vorrei che facesse più morti la fame rispetto al virus, perché se continuate a non mantenere le promesse rischiamo di avere più morti per fame e disperazione che non per virus. Sempre il pericoloso foglio sovranista Sole 24 Ore. Liquidità, falsa partenza per le nuove regole, manca l'ok di Bruxelles. Oggi prestiti fermi nel labirinto di norme circolari, norme sospese in attesa dell'ok di Bruxelles. Io vorrei, come diceva qualche collega, che questo virus avesse insegnato che se Bruxelles ci chiede di chiudere ospedali, scuole e caserme, se manca l'ok di Bruxelles per salvare negozi, famiglie e imprese, siamo italiani, facciamo quello che serve ai cittadini italiani. Prima lo facciamo, poi quando arriverà l'ok di Bruxelles batteremo le mani e ci diremo contenti. Due suggerimenti per il collega all'economia, visto che lei ha l'attenzione di venire in un'aula ad ascoltare e poi portare in Consiglio dei Ministri quello che dicono i senatori, il Ministro dell'Economia no. Se mette per il decreto liquidità, per i soldi da cercare in banca, il limite che il prestito va restituito in 6 anni, e se mette che chi ha avuto un problema in passato con una fattura, una ricevuta bancaria, una rata del mutuo, non può chiedere un prestito,
chi ha scritto queste regole non ha mai messo piede in un'azienda italiana, in un negozio italiano, in uno studio, in un ufficio. Quindi la prego di farsi portavoce di questa esigenza che riguarda la salute pubblica, fisica e mentale. Scuola. Ho sentito che diversi colleghi della maggioranza hanno richiamato sull'urgenza di riaprire in sicurezza la scuola. È curioso poi come qualcuno che fa parte dell'attuale maggioranza dica a microfono che il ministro della giustizia è inadeguato, che il ministro della scuola è inadeguato, ma quando si tratta di salvare la poltrona vota a favore del ministro della giustizia e del ministro della scuola. Avere due ministri così delicati al posto sbagliato, nel momento sbagliato, è un problema. Scuola, a parte il plexiglass, con una o due S a seconda dei gusti, che è surreale. Mi rifiuto di mandare mia figlia di 7 anni in classe chiusa in un buco di plexiglass. Questo è assolutamente fuori discussione, è impensabile. Suggerimento. Visto che il collega Errani parla della sanità pubblica, giustamente, un suggerimento anche per la scuola pubblica. Se riusciste a mettere a bilancio nei 55 miliardi anche qualche centesimo di euro per l'assunzione, non di tutto, ma di alcuni dei 200.000 precari, per l'assunzione e la stabilizzazione di alcuni. Grazie. Degli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili. Ci sono in classe 260.000 bimbi disabili e ben 50.000 insegnanti di sostegno sono precari, supplenti e cambiano una, due, tre, quattro volte all'anno. È un delitto per un bimbo già in difficoltà, lo era prima del virus, lo sarà a maggior ragione dopo il virus. Senza contare la discriminazione nei confronti di studenti e insegnanti di serie B, che sono quelli delle scuole pubbliche paritarie, perché quando qualcuno a sinistra sente puzza di privato, evidentemente perde la sensibilità. Quindi, Ministro, la prego di portare alla sua collega alla scuola queste richieste del Senato, dei genitori, degli insegnanti. L'ha detto qualcuno prima di me della maggioranza. Non è pensabile, come hanno detto gli esperti della task force ieri alla Camera, che le linee guida per la riapertura verranno comunicate ad agosto. Siamo a metà giugno. Come pensate che insegnanti, genitori e studenti in un mese possano decidere come riaprire delle scuole? È una follia riaprire il campionato di calcio e chiudere le scuole e le università. Io penso che vengano prima i nostri figli, con tutto il rispetto ad altri. Burocrazia, ne parlava anche lei. Se togliamo qualche vincolo si riapre più facilmente. Il Presidente Conte, però, prima di nominare delle task force, dovrebbe capire che se nomina delle task force che poi danno dei risultati che non gli piacciono, non è che può cestinare il lavoro delle task force e convocare delle passerelle nelle ville romane perché non gli piace quello che hanno partorito i suoi esperti. Non è che se il presidente Colao ha detto ci vuole il modello Genova per rilanciare i cantieri, ci vuole una sanatoria per far emergere il contante nascosto, bisogna dare forza e liquidità alle imprese, l'ha detto il presidente della task force scelta dal presidente Conte, quindi quantomeno per rispetto, hai fatto lavorare per settimane queste persone, ti danno un risultato che mette al centro i cittadini e la libertà d'impresa? Viva i cittadini e la libertà d'impresa, non va bene alla CGIL e chi se ne frega se non va bene alla CGIL, non possiamo essere ostaggi dei no della CGIL. Ultime due riflessioni. Per la sanità pubblica o privata servono soldi. Sempre questa task force ha parlato di un corposo taglio di tasse. Arriverà in aula, speriamo non blindato, un decreto da 55 miliardi di euro. C'è depositata in Senato una proposta della Lega che riassume però l'idea di sviluppo di tutto il centrodestra su un corposo taglio di tasse per famiglie, lavoratori dipendenti, partite IVA, imprese da 13 miliardi di euro. Io penso che sarebbe il modo migliore di riaprire questo Paese destinare almeno una parte dei 55 miliardi a un corposo taglio di tasse per cittadini e imprese, piuttosto che ad assistenza magari elettorale fino a se stessa. L'Ordine dei commercialisti ci ha girato le scadenze fiscali da giugno a dicembre di quest'anno, sono 167.
Era un assurdo prima del virus, è un assurdo in fase di ricostruzione, ed è folle pensare che a settembre, che il 16 settembre, perché questo c'è scritto e la prego di comunicarlo ai suoi colleghi perché è impensabile, le tasse non annullate ma sospese per marzo, aprile, maggio e giugno, come per incanto imprenditori, artigiani, partite IVA le debbano pagare o in una botta unica o al massimo in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. Ascoltate le task force, ascoltate il mondo dell'impresa, ci vuole un anno bianco fiscale per tutto il 2020. Non bisogna entrare nelle case degli italiani con IVA, conti o saldi per tutto il 2020. E, sempre stando alla task force, il saldo estralcio degli 8 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia penso sarebbe un'opera di giustizia morale e sociale che aiuta lo Stato a incassare e i cittadini a sopravvivere. Non a vivere, ma a sopravvivere. Sui dati sanitari, taccio sulle pietose dichiarazioni di qualche esponente politico e voglio pensare che fosse il caldo, perché quando qualcuno si lascia scappare una volgarità come se ci fosse stato il centrodestra al governo col virus non basterebbero i cimiteri, dovrebbe chiedere scusa non a me ma ai parenti delle vittime morte per virus, perché è una bestialità indegna di un parlamentare. È veramente... Però io ricordo a qualche collega senatore di sinistra o a qualche governatore che da mesi ironizza sul sistema sanitario lombardo con accuse veramente volgari, a proposito, da senatore che ha scoperto di non essere particolarmente amato da una parte della magistratura, e me ne farò una ragione, ringrazio però quei procuratori che a Bergamo hanno detto la zona rossa competeva al governo, vogliamo ascoltare Conte, Lamorgese e Speranza, perché finalmente hanno messo la parola fine a una vergogna che è durata anche troppo tempo. Ai governatori De Luca ed Emiliano, che anche loro hanno avuto modo di polemizzare, anche, anzi in alcuni casi hanno detto non vogliamo i lombardi, e lasciamo perdere, io ricordo che gli ospedali della Lombardia, pubblici e privati, perché per me l'Italia si fonda sulla sussidiarietà, non sono né per il tutto pubblico né per il tutto privato. Il pubblico fa bene alcune cose, il privato fa bene altre cose, mettiamoli insieme a lavorare, non discriminiamo né l'uno né l'altro. Perché se noi chiudessimo domani gli ospedali privati e le scuole private, il sistema Italia salterebbe per aria. Chi dice che si può fare meno della sanità privata e della scuola privata vive su Marte. Ricordo due numeri ai colleghi, ai governatori che hanno giudicato e infamato la Regione Lombardia, i medici lombardi, i dirigenti lombardi, gli ospedali lombardi in questi mesi. L'anno scorso, 2019, sono venuti fortunatamente a farsi visitare, curare e operare negli ospedali di Regione Lombardia 164.832 cittadini italiani, di cui 14.000 dalla Campania e 14.000 dalla Puglia. E io sono orgoglioso che la sanità lombarda abbia dato una risposta a questi cittadini che evidentemente non l'hanno trovata a casa loro. Quindi spero che prima di insultare tutti ci pensino due volte. Buon lavoro, Ministro Speranza. Se tutti i suoi colleghi avessero avuto la sua disponibilità e la sua voglia di ascoltare, avremmo avuto meno problemi. La prego di portare questa ultima riflessione al suo Presidente del Consiglio prima di invitare chef VIP e architetti VIP in una villa di Roma, paghi la cassa integrazione ai lavoratori italiani che l'aspettano da 4 mesi. Buon lavoro e viva l'Italia!